Padre della nostra bene. E invece l'anima di tutto questo è Mila, della comunità croata, che si è molto impegnata con gli altri, Buonasera bene. A tutti, buonasera. Ecco, accomodati se vuoi venire. Ecco. Grazie. Ti presento l'autrice della mostra che è Jana Zufić, alias Sora Neva, una giovane emergente croata. Allora, possiamo iniziare? Un cordiale saluto a tutti i presenti. Srdačan pozdrav svim prisutnima u ime Hrvatske zajednice u Trstu. La comunità croata di Trieste ha ormai questa consuetudine di mettere in risalto quelli che sono i rapporti, soprattutto sul versante culturale, tra i nostri due paesi. Quale forma migliore, ecco, di presentare una giovane, promettente, o meglio si potrebbe dire emergente artista croata, che poi, per rendere la storia più interessante, è nata a Ljubljana, perché la mamma è, diciamo, slovena. Mentre questa pittrice, tra l'altro, vive sul fronte continentale a Zagabria e una parte a Poreč, a Parenzo, sull'Adriatico. Insomma, ha tante storie interessanti da raccontarci e da dirci, che in realtà questa mostra esprime solo in parte, ma poi avremo modo di approfondire tutto quello che ha da dirci. Imaćemo vremena da malo ovaj produbimo prezentaciju ove naše mlade slikarice Jani Zufić, koja je došla po prvi put u Trstu, ali prije svega dozvolite da pozdravim uzvanike i sve vas koji ste uljepšali ovaj naš dan. Otvaramo izložbu, imamo prisutne gradonačelnika Trsta Roberta Cozolini, abbiamo il piacere di avere assieme a tutti voi, amici, simpatizzanti, nonché soci della comunità croata, il sindaco Roberto Cozolini, la presidente della provincia Maria Teresa Bassaporopat, il presidente del consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Franco Jacob, il consigliere Emiliano Edera, e poi abbiamo i rappresentanti della comunità greca, dovrebbero esserci anche, ci sono i rappresentanti della comunità religiosa croata di Rizmanje San Giuseppe, e in più ci sono molto graditi i nostri amici croati della Slovenia che sono venuti dalla Primorska, da Capodistria, Portorose e Pirano, che non voglio salutare tutti per nome, ma sono qui presente e la loro presenza ci fa particolarmente felici. Con loro poi ci sono alcuni artisti, vorrei citare solo uno, Željko Krančević Winter, che ho visto qui poco fa, con lui abbiamo già avuto qualche progetto, abbiamo qualche progetto per qualche futura iniziativa comune. Comunque, diamo subito la parola per un breve saluto ai nostri ospiti istituzionali. Mi scuso se per caso ho dimenticato qualcuno nei saluti, ma voi sapete com'è in queste situazioni. Quello che importa è sapere di avere questo momento, da viverlo assieme in una cordiale atmosfera di amicizia. E con questo io direi senz'altro vorrei dare a te, con Roberto, la parola, ringraziandoti intanto perché ci hai messo a disposizione questa splendida piccola sala, ma che è comunque molto capiente, come puoi vedere, perché siamo riusciti a farlo in tempi molto veloci, è nato tutto una sera nel tuo studio, e perché rendiamo visibile sulla principale piazza di Trieste una giovane emergente croata con tutti i crismi, diciamo, dell'ufficialità. Allora, buonasera, intanto grazie a tutti i convenuti, grazie agli amici che hanno raggiunto Trieste proveniendo anche dalla Croazia per questa
bellissima iniziativa. Io voglio ringraziare l'amico Murkovic per il modo, direi, sempre creativo e sempre vivace con cui promuove iniziative. Diciamo che è impossibile non dargli seguito, anche perché non ti molla, diciamo la verità, no? Non ti molla, diciamo la verità, e quindi anche questa sarà bellissima, e devo dire la verità però che non ti molla, ma alla fine propone sempre cose bellissime, per questo io ringrazio Jana per essere a Trieste, per darci evidentemente prova del suo talento emergente in una cornice, credo che sia bellissima quella di Piazza dell'Unità. È vero, questo è un luogo piccolo, ma è anche affacciato su una delle piazze più belle del mondo, secondo me, sicuramente la piazza più bella sul mare che ci sia. Non dimentichiamoci che è un mare che unisce comunità diverse, e quindi ci unisce anche alla comunità dei croati, unisce culture diverse, e quindi è particolarmente bello che in questa piazza e in questo luogo di questa piazza ci siano incontri che propongono il confronto tra culture diverse, tra talenti diversi, in un processo di contaminazione e di integrazione che è una straordinaria ricchezza per tutti quanti noi. Poi vi confesserò un segreto: evidentemente Jana è una figlia proprio di queste terre, la madre slovena, il padre croato, una vita evidentemente fra località diverse, però io mi sono spinto un po' più in là, ho visto che è andata anche in Messico, il mio paese del sogno, il mio luogo, cioè veramente, no? Il luogo magico, ognuno di noi ha un luogo magico nella sua vita, il mio Jan è il Messico, e quindi questa è già una cosa che trovo assolutamente bellissima e straordinaria. Che dire ancora, vorrei che Trieste fosse tutto questo, e abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare perché Trieste sia un luogo per i giovani, sia un luogo per i giovani talenti, sia un luogo per i giovani che hanno la capacità, la voglia e la possibilità di esprimere qualcosa, sia insomma quel luogo dove una volta tanti giovani venivano da tanti paesi d'Europa e del mondo perché qui potevano realizzare le loro aspirazioni, i loro sogni. Allora l'augurio a Jana è di realizzare le sue aspirazioni, i suoi sogni, e che in qualche modo questa piazza e questa sala ti possa aiutare. Grazie. Grazie Sindaco per le tue parole. Noi sappiamo che tu in tutti questi anni hai veramente avuto un'attenzione particolare per le comunità, per la nostra e non solo per la nostra, e questo ci rende particolarmente orgogliosi di come deve essere il rapporto tra istituzione e comunità, che come le nostre sono di diritto privato e che si autoalimentano e in buona parte autofinanziano. Do la parola con grande piacere da Emriec Gospodži Maria Teresa Bassaporo, patrezia di Zipokrajine Trst, da nas pozdravi. Prego Maria Teresa. Sì. Grazie, buonasera a tutti, anche da parte mia grazie innanzitutto per l'invito. Le parole del sindaco ovviamente le condivido al 100%, noi abbiamo puntato anche come amministrazione provinciale proprio nel ribadire l'internazionalità di questo nostro territorio, la pluralità delle etnie, delle popolazioni che storicamente erano presenti sul nostro territorio, ma oggi è il momento di guardare in là, ecco che allora recuperare in questa dimensione multietnica in questa città, giovani generazioni, credo che sia una sfida che dobbiamo giocarcela fino in fondo. E lo dico non solo e non tanto come Presidente della Provincia, ma come Assessore alla Cultura, lo dico sempre, lo sostengo anche in questo caso, credo che la cultura sia lo strumento principe ideale di un'integrazione tra i popoli. Ecco. E se questo passa attraverso le nuove generazioni che non hanno una storia passata, che soprattutto in questa nostra città a volte ha pesato, ha bloccato tante cose, tante iniziative, ecco, puntare sui giovani che invece arrivano in questa città e da qui poi ripartono per andare in Messico piuttosto che in altri luoghi, credo sia una sottolineatura importantissima. Anch'io ovviamente mi associo, faccio tanti auguri all'artista, così giovane peraltro, così bella, e sono sicura che questa piazza le porterà fortuna e questa città pure. Grazie.
Una parola al nostro Franco Jacob, che è presidente del Consiglio regionale, ma che noi ricordiamo dei tempi in cui era assessore alle relazioni internazionali, tessitore di rapporti tra popoli, ma soprattutto tra contee croate e la regione Friuli Venezia Giulia. Di questo, Franco, dobbiamo darti atto. Franco Jacob è Danas Predsednik Skupštine Regije Friuli Venezia Giulia, ali je bio pod Vladom Ili, je bio kolega našeg gradonačelnika Kozolinija i kao ministar je bio zadužen za međunarodne odnose. Mi ha fatto piacere essere presente questa sera qui nella città di Trieste assieme al collega Edera, che segue per il Consiglio regionale proprio la parte della promozione culturale, e quindi in questo senso aver potuto essere presente in questa iniziativa ovviamente deve portare a fargli gli auguri, i complimenti all'artista, associandomi a ciò che è stato già detto, ma anche a significare, credo, e qui con l'amico Murkovic, col quale abbiamo condiviso momenti di incontro e costruzione di relazioni tra il Friuli Venezia Giulia e la Croazia in molte occasioni. Ai tempi, quando con il collega Cosolini eravamo in giunta, mi dicevano lui stava a lavorare sul territorio, io magari andavo in giro invece a fare la bella vita. Questa era un po' l'idea che si facevano i miei colleghi in giunta. In realtà ci siamo incontrati in alcune occasioni anche a Bruxelles assieme, abbiamo condiviso, ma soprattutto a Bruxelles abbiamo creato questa casa comune che accomuna appunto nella presenza presso la capitale dell'Unione Europea, quale Bruxelles, accomuna la presenza della regione Friuli Venezia Giulia con quella della Contea Istriana. 10 anni sono come anniversario, sono corsi proprio lo scorso anno, di questa vicinanza, di questa amicizia, di questa condivisione che poi ovviamente si espande un po' all'intera Croazia per la comunanza, ecco, è stato detto, per la integrazione che esiste di comunità, di storia, di tradizioni, di epoche che hanno visto le nostre terre anche condividere comunanze statali, oggi ovviamente comunanze di collaborazioni e nell'arte e della cultura in particolare. Credo significativo questa sera richiamare questi valori, perché tutti noi stiamo assistendo, credo, in maniera abbastanza preoccupata, no? A queste nuove dimensioni molto attuali della logica della non collaborazione, o anzi della paura, della diffidenza verso il vicino, per cui cominciamo a rivedere reticolati, cominciamo a riparlare di frontiere, e penso che per i giovani che in questo in qualche modo sono, dovrebbero essere il traguardo nostro per l'impegno politico, i giovani che dovrebbero avere la possibilità oggi di, come diceva il sindaco Cosolini, di condividere le opportunità, l'arte che deve condividere e deve vivere assieme a queste comunità, ecco, l'affacciarsi nuovamente di idee di isolazionismo, di protezione, di nazionalità, di blocchi sulle frontiere, anche se rispetto a nuovi problemi che vengono avanti, a nuove questioni che vengono avanti, credo non sia un messaggio oggi come oggi positivo. Quindi bene questa sera, importante, mi piace essere qui, mi piace essere presente in questa iniziativa proprio per riaffermare queste volontà e per confermare, credo, quello che è stato già detto, l'impegno di una città come Trieste nel mantenere questo profilo, nella crescita questo profilo di città che comprende in sé tante comunità e che fa di ciò partecipa una regione intera, quale il Friuli Venezia Giulia. Quindi grazie e auguri per questa mostra. Grazie Franco. Dragi prijatelji, dozvolite par riječi što se tiče hrvatske strane. Mi smo sad čuli naše prijatelje i predstavnike vlasti s talijanske strane. Želim prije svega naglasiti i pozdraviti prisutnost naše drage konzulice savjetnika, to je Nataša De Giulicos. Approfitto allora sul versante croato per presentarvi un po' di persone che sono state fondamentali per la realizzazione di questa mostra. Non posso non iniziare con il Consolato Generale della Repubblica di Croazia, che è qui rappresentato dalla console consigliere Nataša De Giulicos, che tra l'altro tra le deleghe è anche quello della cultura, che rappresenta la console generale che oggi è impedita, Nevenka Grdinic e a Zagabria per questioni e motivi personali. Saluto a tutti voi, naturalmente col consolato abbiamo un ottimo rapporto.
come devo anche dire, e vorrei appunto dare un ringraziamento alla persona che all'interno della comunità è stata l'artefice di tutto questo. Mira, non vuoi dire due parole? No. La promessa è che non l'avremmo fatta parlare. Con lei però devo qui salutare il vicepresidente della comunità croata, Mirko Paris, che è vicepresidente dall'inizio del nostro, della nostra avventura comune. Ciao. Che vorrei alzasse la mano, dove è Mirko? È fuori che fa servizio, eccolo qua, Mirko Paris. E io a questo punto non mi resta che ringraziare gli altri membri del consiglio direttivo, chiaramente, che sono qui presenti. Lo sponsor di questa serata del ricevimento è l'azienda turistica di Tar Vabriga, Torre Abrega, che ringrazio molto, e con loro ringrazio Olea Catering di Umago, che hanno preparato e hanno messo veramente con tanta cura alla disposizione, perché le cose si possono presentare in tanti modi, ma questa è proprio particolare. L'arte con l'arte. Veramente, coniugare l'arte con l'accoglienza, no? Io vorrei a questo punto, se permettete, spendere due parole di presentazione della nostra Iana. Voi sapete che oltre ad essere imprenditore e consulente mi presento come operatore culturale. Vorrei dire due parole su questa emergente pittrice croata che, come vi ho detto, è nata a Ljubljana, ha trascorso un periodo della sua infanzia con i nonni, e questo deve essere stato probabilmente il momento, diciamo, la svolta nella sua vita, perché è entrata in contatto con Madre Natura, e Madre Natura le ha dato tutta una serie di ispirazioni che l'hanno accompagnata fino ai giorni nostri. E Iana cosa ha fatto? Ha detto: io voglio esprimere in maniera, diciamo, ampia. Lei è un'artista multimediale e transdisciplinare. Questo significa che lei dice: voglio abbracciare tutti i campi, non soltanto delle arti visive, ma anche danza, recitazione e soprattutto diciamo quella che è la sua, penso, cosa più nascosta ma interessante per noi, la poesia haiku. Qui ci sarebbe poi Iana da spiegare un po' come è entrata questo aspetto della poesia haiku nel tuo percorso, diciamo, di crescita e nello sviluppo, diciamo, artistico e professionale. Iana cosa ha fatto? Proprio per dirvi in un paio di battute, poi avrete modo, e lei ce lo potrà anche confermare e ulteriormente, diciamo, approfondire. Lei ha deciso che non si vuole fermare di fronte a una tela, mettere la sua, diciamo, la sua nota, la sua impronta di colore, ma vuole semplicemente essere uno strumento che nel tempo fa sviluppare e parlare la tela sedimentata da tutta una serie di fattori chimici, fisici, dove lei unisce tutta una serie di agenti. E questa, per dirla in breve, si chiama arte generativa. Gli inglesi dicono generative art, e lei con queste emergencies, come dicono gli inglesi, con queste emersioni, fa emergere, fa venire fuori in rilievo quello che è il risultato di questo percorso, che dura giorni, settimane, mesi e, mi diceva, anche anni, nel senso che la tela non ha mai più quello che è la sua impostazione iniziale, ma viene sviluppata col trascorrere del tempo, e il risultato di queste tele è proprio il percorso che Iana ha fatto. Pertanto, come vedete, abbiamo un'artista che è innovativa sotto un certo aspetto, che viene per la prima volta in Italia. Lei è laureanda ad AMS con una mostra personale, ha fatto varie mostre collettive in vari paesi, il sindaco ricordava in Messico, io poi direi anche ha fatto in Portogallo, anche in Italia anche, però è la prima personale. Per questo, Iana, noi siamo particolarmente lieti che come comunità croata, mi smo posebno ovaj nama i dragu i počačeni da smo tebe prezentirali tako lijepom ambijentu i prostoru, prvi puta u Italiji s jednom tvojom izložbu, i želimo ti zaista puno, puno uspjeha u tvojem daljem radu. Auguriamo a Iana, prima di cedere la parola per il saluto finale, molto, un grande, diciamo, non solo soddisfazioni a livello personale, ma un successo e la possibilità che questa attività possa essere, diciamo, presentata in altri ambiti, in altri contesti. Do la parola a Iana.
Buonasera, benvenuti tutti. È un piacere di avervi tutti qui. Per me è la prima mostra personale in Italia. Non sono di molte parole così dinanzi a un pubblico così grande, ma se qualcuno vuole può venire a parlare con me, spiego tutti i quadri, tutte le cose che faccio. Volevo ringraziare mia zia Mira, che è stata l'iniziatrice di questo progetto. Mi ha aiutato moltissimo, non sarei venuta senza di lei. E grazie anche ad Amir. Penso che tutti avete abbastanza delle parole. Esatto. Si mangia. Adesso, signori, sono aperte. La mostra è aperta. Sì, ecco. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao. Grazie. Comunque ci vediamo questi giorni. Io sono qua sopra. Grazie.
vedo, siamo lì. Baš, to samo da išće baš kod Jona.